Buonasera a tutti e benvenuti alla quarta puntata di Parliamo di bande musicali. Questa sera ho l'onore di avere intorno a me tanti amici alpini, amici con cui ho condiviso uno degli anni più belli della mia vita e il ricordo è vivo, ma per mantenere vivo il ricordo ogni anno ci si ritrova. Una volta all'anno almeno non può mancare l'appuntamento con la Dunata degli Alpini. E quindi questa sera saluto con grande piacere le persone che condivideranno con noi ricordi, aneddoti, musica e ci daranno anche qualche spiegazione tecnica. In ordine è doveroso salutare partendo dalla presidente dell'Associazione dei Congedati della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense, Lucetta Rossetto. Ciao a tutti. A seguire è doveroso salutare il vicepresidente nonché direttore dell'associazione, Massimo Ghirardello. Ciao a tutti e buon ascolto. Il braccio destro di Massimo, ovviamente, Stefano Trinchero. Ciao a tutti, benvenuti. Di fianco al braccio sinistro, in questo caso, il maestro Massimo Holzer. Buonasera a tutti. Ciao. Sotto a Massimo potete notare l'amico Enrico Negro, che invece di salutare lui ha detto che suona soltanto questa sera. Tutti. Parla anche. Ciao Enrico, buonasera. Parlo anche, buonasera. In alto e di fianco a me abbiamo invece il presidente dell'Arbaga Piemonte, Italo Iorio. Buonasera, Buonasera a Italo. tutti. Buonasera, ciao. Vedete che ci sono ancora due riquadri. Nel corso della serata si riempiranno perché arriveranno altri ospiti. Quindi direi che possiamo partire. Vedo già tanti che si stanno collegando dall'ossola, da mezzo mondo, per cui è ora di partire con un po' di musica e con quello che è l'immagine simbolo della fanfara dei congedati. Ecco a voi una breve clip. Certo che Lucetta, mi dicono che non c'era messo bene l'audio, non era o messo. non era bene messo l'audio, adesso abbiamo recuperato, ho trasmesso il video della serata
sfilata di Asti e la fotografia dove tu eri davanti a fianco del famoso tenente Cartello. Lucetta, a te la parola con i tuoi ricordi più belli di questa fanfara dei congedati. Hai detto bene, hai detto orgoglio, orgogliosa, perché io i miei congedati li conosco da quando erano nella fanfara in armi. Quindi i miei ricordi si mescolano, perché a volte guardandoli li rivedo quando avevano 20 anni, quando tu ne avevi qualcuno in più, ma anche tu eri appena arrivato, e poi li ho seguiti in tutta la loro vita praticamente. Ho seguito le loro famiglie, ormai ci si ritrova, siamo tantissimi. Devo dire che di ricordi ce ne sono migliaia. Potrei dirti che lo spirito è lo stesso. Ancora con il nostro Bonessio, ce n'era uno che è Ottone, che inventò un nuovo strumento, il Suviata Kulis. E il Suviata Kulis è ritornato, perché ancora oggi, dopo molto tempo, l'abbiamo ancora come strumento in fanfara. E poi, se vogliamo, gli scherzi affettuosi, perché mi è successo sia con la fanfara in armi che con i congedati, che una sera con la fanfara in armi ad Alessandria, al Teatro Civico, mi si è rotta la cerniera del vestito e io naturalmente ero di schiena con tutta la fanfara e ho fatto una retromarcia con loro che naturalmente non potevano dire nulla. E poi all'Arena di Verona con i congedati. E lì invece, siccome non erano in servizio, vabbè, quello che hanno detto non importa. Comunque, sempre con molto rispetto, devo dirlo. Una volta in caserma, io sono passata molti anni fa, e un ragazzo si gira e fa: "A comincia a piasime sta caserma". Cioè, questa forse è la battuta più spinta che io ho sentito entrando in caserma. Stasera ti devo dire che abbiamo amici un po' da tutto il mondo che ci stanno seguendo, e chi non ci segue stasera lo farà domani, perché naturalmente ci sono gli orari. Fuso orario. Giacomo, tu sai che abbiamo parlato prima con il capitano Roa in Afghanistan, che però adesso era in servizio e quindi non poteva collegarsi con noi, ma anche in Afghanistan ci stanno vedendo in Libano, dove ci sono molti della Taurinense, ci stanno vedendo in tutto il Nord America, la California, New York, Chicago, e poi anche in Sud America. Abbiamo in Perù la pizzeria di Davide, che probabilmente stanno mangiando la pizza. Abbiamo in Colombia, abbiamo in Venezuela, e poi abbiamo una persona in Argentina, che adesso io provo a chiamare. Credo che non ci siano problemi a capirlo, anche se lui parla soltanto castigliano, però è il maestro della banda militare de los Patricios di Buenos Aires. Vediamo se Diego Chegas, il maggior Diego Chegas, risponde. Vediamo, Io suona. sapevo che me ne avresti fatte di tutti i colori, Lucetta. Hola, hola Diego, hola, come va? Sì, te introduzco con esos que son los veteranos de la fanfara de la Taurinense, que tú conoces, porque tú conoces a mí. Estamos haciendo un programa de Facebook y tenemos maestros, tenemos amigos, tenemos Ítalo Bueno, que es el presidente de Arbaga Piamonte, es una asociación de bandas. Y así tú puedes decir un saludo a los musicantes italianos. Eso mismo, ¿cómo no, Luchita? Bueno, vayan. Avvicina. Mis queridos amigos, buenas tardes. Yo soy el teniente coronel Diego Gonzalo Cejas, soy maestro de banda y actualmente me desempeño como jefe de los cursos que se realizan para nuevos maestros de banda. Tengo una actividad educativa actualmente, pero muchos músicos del ejército argentino están empeñados en tareas logísticas para llevar adelante su ayuda en alimentos
para llevar, para contribuir con esta crisis general. Les reconozco a ustedes porque Lucheta me participó de los esfuerzos que también hacen ustedes, dejando un poco de lado sus instrumentos y luchando para salir adelante de esta pandemia. Por lo cual, les dejo un saludo enorme y un abrazo desde Buenos Aires, abrazo que pretendo que pronto superemos esto y sea en persona. Los quiero mucho a todos. Gracias, Diego. Lo esperamos en Italia. Con muchísimo gusto, Lucheta. Un beso enorme. Muy bien, un beso, un abrazo a todos los músicos de Los Patricios y a todos los músicos argentinos. Lucetta, di al maggiore Diego, sì, di al maggiore Diego, sì, che ho casualmente pronto un video della sua fanfara. Ah, tenemos un video da banda de los Patricios con Happy Birthday, feliz cumpleaños. Muy bien, ahora vamos a verlo. Gracias, Diego. A ti, tu familia, ciao. Lucetta, sei veramente un fenomeno, quindi ti ringrazio perché in questi giorni mi hai fatto parlare praticamente con i 5 continenti e quindi credo che sia la dimostrazione di come sei entusiasta e sai coinvolgere le persone che ti ricordano da tutto il mondo con un affetto veramente, un sorriso grande. Io, Lucetta, ti chiederei, poi magari ritorniamo dopo a chiacchierare a ruota libera, invece siamo in un momento in cui la musica è chiusa in casa, quindi ognuno suona da casa propria, non si può scendere nelle strade e nelle piazze a portare la musica, la possiamo portare un pochettino però tramite internet. E quindi so che anche la fanfara dei congedati ha lavorato in questi giorni da casa, rispettando assolutamente tutte le distanze e le prescrizioni, e ha realizzato qualche cosa di particolare. È vero, Lucetta? Esatto, esatto. Io sono felice di essere l'ambasciatore di tanti musicisti e i ragazzi hanno voluto veramente tutti, con l'aiuto anche di alcuni e della fanfara in armi, registrare questo pezzo e dedicarlo. Beh, la dedica la sentirete, è un momento triste, ma noi vogliamo con la musica riuscire a rallegrare un pochino non soltanto tutti coloro che ci ascoltano, ma anche quelli che non ci possono ascoltare perché magari sono negli ospedali, e sicuramente ci ascoltano quelli che sono saliti lassù. Sentiamole insieme. Fiei, Partuma, senti le fanfare. Dedicato ai medici, agli infermieri, a tutto il personale sanitario, che senza fanfare è partito ed è ancora in marcia. Dedicato alle famiglie che hanno perso i loro cari senza neppure poterli accompagnare all'ultima dimora. Dedicato a chi è andato avanti. Vi accompagniamo noi. Buon viaggio, con le trombe consumo d'anturn. I congedati della fanfara della Brigata Alpina Taurinense e la marcia dei coscritti piemontesi. Thank you.
Registrare questo video dal vivo, dalle nostre case, con un semplice telefonino. Ci scusiamo per le imperfezioni, ma noi siamo così. Siamo veri, siamo i congedati della fanfara alpina taurinense in collaborazione con la fanfara in armi. Noi siamo un noi, una famiglia, siamo alpini. Viva gli alpini e viva l'Italia! Ragazzi, che emozione, avete cantato insieme a noi a tutta voce la canzone dei Q-Script. Massimo, hai provato un po' di emozione a vedere questo video? Eh beh, certo, quando abbiamo pensato di farlo sembrava una cosa quasi impossibile. Si era pensato di mettere una base nostra registrata nel passato, ma poi Non è il nostro spirito. Ci abbiamo messo tutto quello che potevamo, abbiamo fatto qualche errorino, ma è tutto rigorosamente da vivo, come la fanfara di congedati. Massimo, ascolta, io sarei curioso di chiedere a te un ricordo di come è nata questa idea della fanfara dei congedati. Nel senso che noi abbiamo fatto tutti il militare e poi l'esperienza finiva lì. Serviva qualche cosa, mancava qualche cosa. A chi è venuto in mente? Quando è venuto in mente? Ma io mi sono congedato a maggio del 1987 e devo dire che in fanfara ho trovato tanti amici. Amici che poi ho rivisto, risentito nel breve. E l'anno dopo ho saputo che c'era il raduno del nazionale a Torino e ho iniziato a pensare che mi sarebbe piaciuto ritrovare questi amici e sfilare assieme come facevamo a Naira. È rimasto un pensiero. Poi ogni mese e mezzo venivo invitato alla cena del congedo di chi si congedava e in una cena ho trovato Lucetta. Ed è stata la prima persona con cui ho parlato di questo mio desiderio. A lei questa cosa è piaciuta, mi ha detto passa in ufficio e ne parliamo. Qualche giorno dopo sono passato, abbiamo parlato un pochettino, abbiamo tirato giù le basi per poter fare la fanfara.
Non era facile perché allora non c'erano telefonini, non c'erano mail, non c'era niente, però con un giro di telefonate abbiamo iniziato a spargere la voce e avevamo solo un problemino che era come ci vestivamo, perché non potevamo comprare una divisa, anche perché quest'idea era solo per Torino, non avrei mai pensato che la fanfara avesse avuto un seguito. E quindi la cosa più semplice era jeans, camicia bianca e cappello. Così abbiamo dato il numero di telefono dell'ufficio di Lucetta, del negozio dei miei genitori che quasi tutti conoscevano, perché o in negozio o a cena da me, essendo di Torino. Mia sorella dice sempre che in quel periodo non aveva un fratello, ma ne aveva tanti fratelli. E hanno iniziato ad arrivare telefonate, mia mamma diceva jeans, camicia bianca, cappello alpino, ci si trova in centro a Torino, si fa questo. E così abbiamo fatto. E ci siamo trovati il sabato, abbiamo suonato tutta la notte, abbiamo fatto festa e chi poteva andare a dormire è andato a dormire, a casa, dagli amici, dai parenti, e chi non poteva è venuto in negozio da me, io avevo un negozio alla Crocetta e c'era la moquette, ci siamo buttati sulla moquette e abbiamo dormito. Il giorno dopo siamo partiti, siamo andati all'ammassamento, ci siamo inquadrati e allora Massimo Holzer, che dirigeva lui perché si era congedato da poco ed era un sergente della fanfara, sovente ci ha diretto lui e quindi era davanti a noi e ha fatto un discorso che poi facciamo tutti gli anni, che in quest'ora di sfilata a raduno nazionale ci si inquadra e si suona come quando eravamo a militare, quindi allineati coperti. Abbiamo fatto la nostra sfilata, molto molto emozionante, la cosa molto bella è che alla fine in Piazza Vittorio ci siamo incrociati con la fanfara in armi, allora diretta da Maresciallo Bonessio, e da due fanfare ne abbiamo fatta una, abbiamo sfilato per qualche metro assieme. Massimo, ho casualmente disponibile una fotografia dove vedo in prima fila il Massimo Holzer, gli imperiali ovviamente stanno battendo in alto e siete proprio davanti al palco. Provi, almeno io, tutte le adunate quando arrivi davanti al palco si canta la marcia dei coscritti, quando ti danno ancora l'attenti a e giri la testa e vedi la fanfara e tutto lo stato maggiore schierato, a me viene un nodo alla gola di quelli che ti rimangono impressi. È una cosa che succede solo a me o capita anche a qualcun altro? Ma è stata bella perché subito, sai, sei giovane, certe cose non le dici. E invece dopo qualche anno con quelli più vicini a me abbiamo iniziato a dire certo che quando passo lì davanti mi viene un groppone in gola, chi lo stomaco che si chiude, chi la lacrima che gli scende, ed eravamo tutti così, tutti, e in effetti così, e più passa il tempo e più è emozionante, perché comunque noi non ci troviamo per suonare, perché chi viene solo per suonare non viene in fanfara, ci troviamo una volta all'anno, non facciamo prove, non facciamo niente. Noi ci troviamo una volta all'anno al raduno nazionale per rivivere in un'ora quello che abbiamo vissuto in anno di muore. E questa è la cosa bella. Beh, quindi veramente, fammi capire, noi in questa serie di trasmissioni stiamo comunque seguendo un filone logico, diciamo, no? Avevamo affrontato nella prima puntata la banda che suona in formazione da concerto, che partecipa a concorsi. Settimana scorsa abbiamo affrontato il discorso banda musicale tradizionale di paese. Questa sera affrontiamo il tema invece banda da sfilata, da parata. Lì, nel momento in cui il mazziere dà il comando del via, mi sembra proprio che si gira l'interruttore, no? Un attimo prima ci si diverte pazza gioia, quando si gira l'interruttore in quel momento scatta un qualche cosa che ci riporta indietro di qualche decina di qualche lustro, lasciami dire, no?
E per un'oretta si ritorna al pari dei militari, è così? Sì, è così, si ritorna ragazzi, e si ritorna militari, e veramente è difficile da spiegare, ma veramente in quell'ora hai delle emozioni veramente molto forti, veramente molto forti. Massima concentrazione. Sì, invece, sì, fino a un minuto prima, e da quando invece si va allo... Allo scioglimento, si ritorna invece goliardi, e quindi questo aspetto della goliardia e della voglia di divertirsi, chiederei che ti aiuti anche Stefano a raccontare che cosa non passa per la mente dei congedati prima e dopo la sfilata. Divertiamoci qualche minuto con qualche aneddoto. Avete qualche cosa di curioso da raccontarci? Ne abbiamo, e come se ne abbiamo, anzi. Tanto faccio solo una piccola premessa. Faccio parte dell'ultima generazione dei congedati della fanfara, come anche Enrico e molti altri. Siamo arrivati nell'era del maresciallo Mondino. Siamo quelli che devono pinciare praticamente, noi dobbiamo pinciare a vita. Siamo un po' i boccia, però alla fine quello che è importante nella nostra associazione è che una volta che si arriva in sfilata siamo tutti uguali, non c'è il professionista, non c'è il vecchio, non c'è il boccia, siamo tutti uguali e siamo tutti uguali anche appunto a fare le cose un po' fuori dalle righe. E qualche avvenimento, ma poi qui intanto commenterà anche Massimo, perché ne abbiamo fatte di cotte e crude e non basterebbe una diretta di 2 ore per raccontarle. Quella che mi viene in mente per prima, forse anche più recente, è alla Dunata di Milano, quando per ovvi motivi, essendo vicini, abbiamo sfilato nel pomeriggio. E quindi il pomeriggio cosa vuol dire? Dopo pranzo. Suonare dopo pranzo potrebbe essere sempre un po' un problemino, perché comunque a pranzo noi ci piace mangiare bene, ma mangiare e bere bene, solamente che poi finito pranzo dovevamo prendere la metropolitana per recarci all'ammassamento, no? E tutta la fanfara insieme in maniera più o meno ordinata si è recata nella metropolitana e abbiamo preso il primo treno che passava, no? Abbiamo preso il primo treno e finché poi abbiamo iniziato a suonarne una, a cantarne due e poi ci siamo un po' persi per le metropolitane. Chi diceva, andiamo di là e chi diceva dobbiamo prendere questa assolutamente, salivamo sopra e poi tra una canzone e l'altra perdevamo il senno. Alla fine non so come siamo riusciti comunque ad arrivare puntuali all'ammassamento. Bravi. Era con noi il capo fanfara, quindi eravamo giustificati. Non ho dubbi. Ascolta, io ho visto un po' di video particolari che mi piacerebbe condividere. Ne ho visto uno in particolare che rende proprio l'idea dello spirito. Lo lancio e poi lo commentiamo insieme. Certo, certo. Vediamo, certo. Dai. Mi sono più delle note. Ah, yeah, yeah. Piero, posso fare il basso? Avete visto il sassofono basso, no? Il sax basso è l'artefice, è il nostro grande amico e oserei dire cofondatore, se il maestro Ghirardello me lo consente, certo. È Marco Barcellona, che ha inventato questo sax basso ed è riuscito con un bocchino di un trombone, se non erro, a far suonare il suo sax tenore e a fare l'accompagnamento, e quel giorno era, se non erro, al servizio nel paese di Lorenzo Teatro, il nostro webmaster che gestisce, salutiamo, lo salutiamo tra altre cose, e appunto è riuscito a fare suonare sax basso con questo escamotage, ecco. Poi quando vi dicono, no, ragazzi, mi raccomando, il portamento belli dritti, no, si suona composti. Posso mandare un altro video che rende proprio l'idea di quanto è composta la fanfara prima di iniziare la sfilata? Copertura e allineamento sempre e ovunque. Ecco. Direi che questo qui eravamo a San Giovanni.
all'interno dell'arena di Verona e noi le prove le facevamo al bar a suon di Rosamunda e Marina 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 e finché ce n'è, quindi. Però è stato un concerto memorabile anche quello. Comunque scusate, ma l'idea di incoricarsi arriva, e Massimo lo sa, dal raduno di Udine, dove noi allora facevamo ancora le sezioni e ci mancava un basso. E allora telefono a Bonesci e dico: voi non venite a Udine come fanfara in armi, hai mica un basso che vuol venire. Noi come associazione paghiamo una parte, insomma lo facciamo pagare 30.000 lire. Allora invece di... sono venuti in 33 e li abbiamo pagato da mangiare. Anzi, poi abbiamo avuto degli sponsor perché abbiamo caricato forme di formaggio nel pullman. E domani, credo che in questo momento ci stia o si sta collegando a vederci o lo vedrà domani, si chiama il sergente major, il capo sergente dell'esercito, della aeronautica canadese, che è Manlio De Monte, che Massimo Ghirardello ricorda perché lui abitava a Udine. Insomma, siamo finiti a casa sua a mangiare. Mamma mia. E il giorno dopo al ristorante, primo concerto, tutti sdraiati. Ma... quindi era meglio pagare 30.000 lire a testa piuttosto che mangiare. 30 solt, Enrico, 30 solt. Ascolta, quindi a tavola i congedati si sono sempre distinti, no? Oltre che musicalmente, anche a livello, diciamo, enogastronomico. Io mando tre fotografie in sequenza, no? Dove vedo delle facce, secondo me, di qualche anno fa. Massimo, tu ricordi dove erano queste fotografie? Sì, queste fotografie le abbiamo fatte a Pescara. Perché l'anno dopo Torino e quella Madamin lì al centro e quella Madamin lì è Lucetta. ecco parliamo dell'89. Quindi qui vedo parecchie facce di alpini, ma vedo soprattutto dei bicchieri alzati. Massimo, io non so te, ma a me a vedere tutti questi bicchieri alzati in questo momento, come dire, mi è venuta una sete. Io proporrei un brindisi. È mezz'ora che aspetto questo momento. Infatti, scusa. Ecco, quindi spero che anche altri dalla diretta si siano promurati di avere un bicchiere di vino. Quindi un brindisi a chi lo dedichiamo, Massimo? Ma a noi, assolutamente a noi. A tutti gli alpini e alla fanfara dei congedati. Alla fanfara dei congedati, viva gli alpini, viva l'Italia. E viva la bicera. Adesso poi ti parlerò della bicera. Ah, okay. Viva! Ah, ci voleva proprio. Eh già. Comunque, quando volete fare un altro, noi siamo sempre ben disposti. Magari più avanti, sì. Ecco. Tra una decina di secondi, più o meno. Via. Passo il bicchiere a qualcun altro e poi vi farò vedere dopo. No, Lucetta, tu stai qua. Tu stai qua, che se dobbiamo ubriacarti, ti ubriachiamo in diretta almeno. Allora, cos'è la bicera, avete detto? Che cos'è la bicera? Troppo forte. Ma la bicera è un canto che viene fatto dai ragazzi della fanfara in armi, e quindi tutti l'abbiamo imparata, che viene cantata alla fine di ogni pranzo o cena, con i servizi che viene offerta o il pranzo o la cena, e alla fine si canta questa bicera, dove fondamentalmente si canta e si beve, e si cerca di, anzi non si cerca, si riesce a coinvolgere tutti i partecipanti della festa. Ho capito. E questa cosa abbiamo continuato a farla anche noi. Sono tradizioni assolutamente da mantenere. Assolutamente, e sì. Questa sera, così come quando parte la sfilata, giriamo l'interruttore e sappiamo passare dalla goliardia alla serietà, io giro un attimo l'interruttore e ho piacere di condividere con voi qualche minuto di quello che è l'inno dei
del nostro corpo, degli alpini. Quindi un bellissimo ricordo di fanfara e coro insieme con l'inno degli alpini. Eccola voi. In studio e adesso diventiamo seri perché Lucetta ci ha fatto una richiesta, un'esecuzione musicale, e chiedo a Lucetta di dirci a chi la vuole dedicare. Negli anni sono passati tantissimi alpini nella fanfara, purtroppo moltissimi ci hanno già lasciati. Lassù nel paradiso di Cantore c'è musica tutti i giorni, non possiamo ricordarli tutti, ma sono stati tutti importantissimi e non li dimentichiamo. Ce n'è uno addirittura, Paolo, che ha chiesto specificatamente, visto che ha avuto una lunga malattia, di essere sepolto con la camicia bianca, il cappello alpino e i jeans, e la fotografia sulla sua tomba è proprio quella. E poi è a loro quindi che Enrico dedicherà questo pezzo, ma in questo momento così triste abbiamo perso alcune delle colonne dei nostri congedati, purtroppo per questo bruttissimo virus. E allora io vorrei ricordarli che sono Renato Macario e Vitaliano Zambon. Loro hanno iniziato questo viaggio da poco, sono nel nostro cuore. Vai Enrico. Thank you.
Grazie Enrico, grazie Lucetta. Questa sera le emozioni sono decisamente forti e direi che è arrivato il momento clou della serata. Ragazzi, ci stiamo per collegare con niente po' di meno che, vediamo se ci sente, se i mezzi tecnologici ci aiutano. Pronto? Buonasera Sergio. Pronto? Mi senti Sergio? È un po' maluccio, adesso mi sposto, non so se sia qua o da te che si sente un po' così. Comunque, dimmi, dimmi. Io ti sento bene, buonasera Sergio, abbiamo appena eseguito il silenzio, quello fuori ordinanza, dedicandolo a due nostri amici che sono andati avanti. Quindi abbiamo un po' un nodo alla gola e quindi adesso vogliamo parlare con te, tornare indietro di qualche anno, quando eri tu che ci mettevi in riga. Mi senti Sergio? Pronto? Mi senti Sergio? Pronto, sento molto male. Molto male mi senti? Ecco, è un po' complicato, c'è un grande temporale, magari è per quello. Allora, anche qua sta piovendo a dirotto, sì. Ascolta Sergio, noi sì. Abbiamo un ricordo che vogliamo condividere con te, che rende bene l'idea del tuo pensiero nei confronti dei congedati della Fanfara Alpina Taurinense. Se mi autorizzi, io avrei piacere di leggere in diretta una tua lettera che avevi scritto il 20 maggio del 1988, quando la fanfara della Taurinense era sfilata a Torino per la adunata nazionale. Quindi, con il tuo permesso, io la leggerei. Grazie. Mi sentite? Allora, carissimi ragazzi alpini, bravi, bravi, bravi. Non immaginate la mia commozione e lasciatemelo dire, il mio orgoglio nel vedere i miei alpini sfilare dopo tanto tempo con la stessa grinta, la stessa fierezza, la stessa maestosità con la quale ci siamo sempre imposti all'attenzione del pubblico e all'ammirazione degli altri reparti. Non c'è niente da fare. La Taurinense ha avuto sempre una marcia in più rispetto alle altre fanfare e domenica l'avete dimostrato ampiamente. Avete notato che anche il pubblico non ha lesinato gli applausi al vostro passaggio. Lo stesso generale comandante ha sottolineato la vostra esibizione con la frase: sola la Taurinense può forgiare elementi simili. Grazie a tutti. Grazie alla meravigliosa Lucetta che ha voluto con il suo entusiasmo e il suo impareggiabile estro organizzativo far rivivere a tutti noi i momenti più galvanizzanti e felici della vostra e nostra parentesi militare, con l'auspicio di rivedervi tutti in una spero prossima occasione, vi saluto con un fraterno abbraccio. Il vostro vecchio Sergio Bonessio. Quindi Sergio, siamo veramente contenti di sentire questa sera la tua voce. Abbiamo letto il pensiero che hai avuto quando hai visto sfilare la Taurinense. Io ti chiederei un commento a questa lettera, poche parole per
sentire anche la tua voce. Beh, io non commento la lettera, posso soltanto dire che ricordo con molto affetto tutti questi ragazzi, i miei alpini, anche quelli che con la loro particolare vivacità contribuivano a farmi lievitare la pressione arteriosa. Comunque è stato un onore e un privilegio di poter gestire questo reparto, sia sotto l'aspetto operativo e musicale, ma sotto l'aspetto umano, componente importantissimo di un qualsiasi comandante. E che dire delle fanfare alpine? Le fanfare alpine, che almeno quelle che io conosco, sono quelle che sono comandate da dei miei alpini, e parlo della fanfara di Pralungo, comandata da De Marta, Stefano De Marta, la fanfara Valle Elvo, comandata da Pelliccioli, la Valsesiana da Granieri, Domenico, la fanfara alpina di Chivasso, del maestro Migazzo, la fanfara Ossolana, che dal 1900, se non sbaglio, 98, era diretta a Encu, o forse ancora diretta da Bacchetta. Ecco, quello che avevo notato, che le ho viste sfilare queste fanfare, si vede benissimo che i direttori sono passati dalla Taurinense. E infatti è bello vederli in ordine, sotto l'aspetto formale, sotto l'aspetto comportamentale. Ecco, questo è il mio pensiero. Ti ringrazio Sergio. Io adesso, se mi permetti, vorrei anche mettere a video un'immagine di persone che hanno fatto la storia della fanfara della Brigata Alpina Taurinense. Fino al 1977 il capitano del Fabbro, dal 1977 al 98 il luogotenente Bonessio e a seguire fino al 2009 Mondino e ancora adesso Calandri. Mi farebbe piacere un tuo ricordo di chi insieme a te ha condiviso l'esperienza di quegli anni e che sta portando avanti questa bellissima tradizione. Peccato che non posso vederlo. Un ricordo di chi era al tuo fianco. Mi parlavi ieri di quattro persone in particolare che sono rimaste nel tuo cuore. E io li vorrei ringraziare, questi miei collaboratori, i miei sottufficiali, nelle persone di maresciallo Mondino, e allora sergente maggiore Bracco, il sergente Holzer, e in ultimo l'attuale direttore della Taurinense, della fanfara Taurinense, il primo maresciallo Calandri, al quale che non posso altro che augurargli buon lavoro e in bocca al lupo e sempre dritta. Grazie di avermelo ricordato, Giacomo. Grazie Sergio. Rimani ancora un attimo con noi perché tu hai nominato varie fanfare sezionali. Io ho preparato una slide che farò vedere adesso, dove il mio braccio destro, l'amico Enzo Zucco, mi ha gentilmente confezionato. Si tratta dell'estratto dal primo raggruppamento ANA, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta e Francia, di tutte le fanfare sezionali che risultano attive. Io avrei piacere di leggerle per ricordarle e salutarle perché ho fatto una riflessione. Quando c'è la Dunata degli Alpini, noi vediamo più di 100 camicie bianche che sfilano, ma secondo me più di questo numero sono congedati che suonano nelle fanfare sezionali. Quindi il vivaio che avete creato
intaurinense sta veramente portando avanti tante fanfare e bande musicali di tutto il Piemonte. Quindi il ringraziamento va a Sergio, a Mondino, a Calandri che stanno facendo e hanno fatto tantissimo per le realtà musicali di tutto il Piemonte e penso anche di buona parte d'Italia. Insieme a te voglio ricordare per Acqui Terme la fanfara Ana di Acqui Terme, per Aosta la fanfara Ana della sezione Valdostana, per Asti la Tenentina, per Biella la fanfara alpina Valle Elvo, la fanfara alpina Pralungo, la fanfara alpina Penna Nera, per Ceva la fanfara alpina di Ceva, per Domodossola la fanfara alpina Ossolana, per Imperia la fanfara Colle di Nava, per Ivrea la fanfara Ana di Ivrea, La Spezia la banda musicale Roppolo, per Mondovì la fanfara sezionale Ana di Mondovì, per Pinerolo la banda musicale Ana, per Saluzzo la filarmonica Morettese, per Savona la fanfara Monte Beigua, per Torino la fanfara Montenero ed è giusto citare anche Chiaves Monastero e Stella Alpina. Per la Valsesiana la fanfara della sezione Valsesiana, per la Valle Susa la fanfara Ana della Valle Susa. E avrei piacere di fare infine un ricordo particolare per la fanfara Ana di Ivrea, che da tanti anni ha l'onore di essere diretta proprio da te, Sergio Bonessio, e quindi mi sembrava giusto presentare una fotografia della sezione di Ivrea per rendere onore al grande impegno che tu stai ancora portando avanti. Ed è un piacere sfilare ancora con te davanti e vedere che ci dai gli ordini con quella grinta che sicuramente non ti è mai mancata. Quindi, Sergio, un saluto ti chiedo di portarlo alla fanfara di Ivrea, ci stanno seguendo tutti, e con loro un saluto a tutte le fanfare della sezione. A te un saluto. Grazie. Sarà fatto, sarà fatto. Puoi salutarli, sei in diretta. Che dire della fanfara di Ivrea? È 20 anni ormai che la dirigo, è una compagine, guarda, invidiabile. Sono degli amici, innanzitutto sono degli amici, dei musici, 20 anni di bellissime esperienze, di affermazioni praticamente in tutto il nord Italia e mi sento onorato e orgoglioso di dirigere questa fanfara. Un saluto al presidente Cossavella, a tutto il direttivo e a tutti i cari musici. Grazie, grazie Sergio. Naturalmente voglio, consentimi, in mezzo alle fanfare io ho il privilegio anche di dirigere una banda di un paesetto qui vicino al mio paese, la banda di Tavigliano. E ora un'ultima, questa è una banda che sopravvive grazie anche alla volontà dei suoi musici e innanzitutto alla volontà del suo presidente un vulcanico, un vulcanico presidente che è anche mio caro amico, mio alpino, Mauro Pasqual Cucco. Ecco, ringrazio loro per darmi questa opportunità di dirigere questa banda. Grazie Sergio, io ti ringrazio tantissimo per questo tuo intervento, ti porgo i saluti di tutti i tuoi alpini. In tanti stanno Grazie. commentando, stanno ricordando quanti principi gli hai insegnato. Qualcuno sta dicendo che li hai fatti diventare uomini e questo credo sia il più Spero bel no, complimento e il più bel ringraziamento per quanto hai dato per tanti di noi. Sei stato un po' il nostro papà. Grazie Sergio e buona serata. Ti stiamo salutando tutti con affetto Sergio. e Ciao Sergio. Ciao Sergio.
E ti salutiamo con niente po' di meno che 30 Salt. Ciao Sergio, buona serata, alla prossima. Ciao. Grazie, grazie. Vi abbraccio tutti, grazie. Ciao. Grazie Sergio, è andata benissimo, ti ringrazio e spero proprio di riuscire a farti vedere il video. Già andato. Porco Giuda. Queste cose qua mi fanno venire sete. Italo, Italo, tocca a te, adesso. Avviso soltanto gli amici alpini che trasmetteremo anche foto di Fanteria e Bersaglieri. Stasera ricordiamo tutti. Ritorniamo in diretta. C'è stato qualche problema con i microfoni, ma capita, è il bello della diretta, io vi chiedo scusa. Nella diretta possono capitare degli inconvenienti, chiedo scusa se abbiamo detto qualcosa di inopportuno, ma ci teniamo a fare dare un bel ricordo di questa serata. Siamo emozionati e quindi adesso andiamo avanti, dando la parola al presidente dell'Arbaga, Italo Iorio. Italo, ti chiedo un commento su quello che è l'impegno dell'Arbaga, per quanto riguarda l'AssoArma. A te la parola, Italo. Buonasera a tutti. Stasera sono l'unico estraneo a questo raduno di alpini, praticamente, perché io sono solo un fante, però gli alpini sono anche fanti, quindi siamo comunque in famiglia. E volevo anche dirvi che sono armato, cioè non è che sono arrivato senza. Questo è il cordiale, se vi ricordate, è la cioccolata militare, quindi ero pronto a fare bisboccia con voi. Volevo dire, io ho bellissimi ricordi. Innanzitutto del luogotenente Bonessio, perché essendo cresciuto nella grande associazione delle bande di allora, che poi oggi è quest'altra, diciamo così, a cui apparteniamo io e Giacomo, chiaramente io ho conosciuto Del Fabbro e ho conosciuto Bonessio. Racconto solo un piccolo aneddoto per far capire la bontà d'animo del maresciallo, del luogotenente Bonessio e la disponibilità. Un giorno mi ha telefonato una presidente di un gruppo di maggiorette e mi ha detto se potevo chiedere al maresciallo Bonessio la possibilità di far partecipare come servizio militare al suo Boitwill, perché nelle maggiore ci sono anche dei ragazzi, rari sono, ma ci sono, che muoveva il baton, quindi era un ragazzo molto bravo. E io non osavo chiamare il maresciallo Bonessio, perché io adesso chiamo il maresciallo comandante alla fanfara della Taurinense per chiedere questa cosa, mi vergognavo un po'. Andai a chiedere aiuto al generale Barbieri, perché conoscevo il generale e dico, ma forse con l'aiuto del generale riesco in questa impresa. Chiamo il maresciallo Bonessio, che allora era maresciallo, e lui mi disse, non c'è nessun problema, se è veramente bravo e deve fare servizio, fare in modo che possa, perché chiaramente. E quel ragazzo poi andò a fare il mazziere nella fanfara della Taurinense, non so se Lucetta lo ricorda, è un ragazzo molto bravo, di Marentino. Il nome? E non ricordo il nome, però era bravissimo certamente nel fare il mazziere l'ha fatto molto bene perché utilizzando il baton. E quindi questo era per dire maresciallo molto disponibile. Ricordo poi un'altra occasione, i mondiali di cross al Valentino, nel quale c'era la nazionale maggiorette che doveva sfilare e la volevano far sfilare con la fanfara della Taurinense.
Io che vengo dal nostro mondo militare, eccetera, dico, ma com'è possibile? Sarà difficile che accettano di... Invece non ci fu nessun problema. Il maresciallo Bonessio non fece discussione. E sfilò nazionale, maggiorette, bellissime ragazze, insieme alla fanfara. E poi un'altra occasione ancora, perché ricordo anche l'inaugurazione di via 20 settembre dopo la chiusura, sempre la fanfara taurinense. Ricordo i Master Games, non c'era più Bonessio, ma ugualmente sfilò la nazionale insieme alla fanfara della Taurinense, quindi bellissimi ricordi. E poi voglio dire che, essendo vissuto in mezzo alle fanfare, io durante il militare mi sono occupato di cerimoniale e poi in assoarmi in seguito, poi spieghiamo assoarma che cos'è, ho visto tante fanfare, però devo dire effettivamente, mi dispiace doverlo ammettere davanti a Spiller, che la fanfara della Taurinense, tra le tante fanfare, ha uno spirito particolare, c'è poco da fare, cioè tutte le fanfare suonano magari bene, sono ben organizzate, però quello spirito particolare che c'è nella Taurinense non l'ho visto da nessuna parte, quindi questo mi premeva a dire. Ecco, che cos'è AssoArma? AssoArma è l'organizzazione, l'organismo che raggruppa le 34 associazioni d'arma delle forze armate italiane, ma anche delle forze dell'ordine, quindi esercito, marina, aviazione, carabinieri, finanza, e quindi è l'organismo che le raggruppa tutte e raggruppa sia i militari in congedo, ma anche i militari in servizio, quindi possono appartenere anche coloro che svolgono il servizio militare. A Torino diciamo che AssoArma è molto, molto attiva, attualmente è presidente di AssoArma un generale di Corpo d'Armata Alpino, che è il generale Franco Cravarezza, che è un generale estremamente dinamico, una persona disponibilissima che veramente ha dato un'impronta alla nostra organizzazione, quindi facciamo tante cose. Voi ricorderete i raduni del 2011 organizzati a Torino. Ecco, diciamo che AssoArma è stata protagonista anche dietro le quinte di questa organizzazione, e diciamo che poi in seguito abbiamo fatto il raduno di AssoArma con tutte le associazioni d'arma, con gli alpini che sono sempre la quantità prevalente, quindi qualche presidente di associazione che ha magari pochi uomini, quando vede gli alpini si preoccupa sempre, dice mi raccomando solo una rappresentanza, altrimenti prevalgono sempre, ma è ovvio che sia così. Quindi è un'organizzazione che raggruppa i due mondi, in servizio e in congedo, ed è per noi importante far sapere che esistiamo, perché come voi sapete siamo militari in congedo, ma abbiamo ancora tanto da dare, diciamo, alla nostra Italia, e voi lo vedete in momenti come questi, nei quali i militari in congedo sono protagonisti nella protezione civile e nel sociale sempre, quindi questo è molto importante. Per quanto riguarda le fanfare, diciamo che in Piemonte sono tante, è una regione forse che già come banda è molto forte, ma come fanfare fortissima. Ovviamente sono tante quelle alpine, ma ci sono anche alcune dei bersaglieri. C'è anche quella dei Fanti, che ho voluto io insieme ad altri amici per rappresentare quest'arma a Torino. E quindi diciamo che ci condividiamo il palcoscenico, ma chiaramente voi prevalete sempre. Condividiamo il palcoscenico con alcune fanfare, quindi in qualche occasione AssoArma ci mette insieme, come nel caso del 4 novembre per fanfare in piazza, per suonare, quindi solennizzare, diciamo, anche con la musica queste giornate. Italo, io ho anche qualche fotografia, la farei passare. Una è fotografia dei Fanti, anzi in realtà sono due le fotografie dei Fanti, e due belle fotografie dei bersaglieri. Per cui questa sera abbiamo ricordato tante fanfare di congedati alpini, ma anche il giusto ricordo e tributo a quelli che sono i altre rappresentanze d'arma. E quindi è un bel messaggio quello comunque di condividere tramite la musica il piacere anche di stare insieme e di celebrare quelli che sono gli eventi civili che scandiscono la nostra vita civile. Volevo solo precisare che la fanfara era quella, la fanfara dei Fanti della sezione di Torino, e l'altra è la fanfara bersaglieri Enrico Toti della sezione di Nichelino dei bersaglieri. Io invece, mentre stavi parlando, stavo chattando con un certo Domenico Burzio, magari qualcuno di voi lo conosce, o avrei piacere di salutarlo, e se potessi magari condividere la sua immagine. In questo momento, insieme al presidente anche della fanfara della Croce Rossa Paolo Garnerone,
ci stanno seguendo. Domenico Burzio è in servizio, ha la tuta bianca e la visiera trasparente, fa parte della Croce Rossa e insieme a tutti i volontari della Croce Rossa in queste sere, in questi giorni, sono i nostri paladini, ci stanno aiutando in ogni modo e quindi va a loro tutto il nostro applauso e la nostra riconoscenza per quello che sta facendo. Quanto prima spero di averli ospiti con la fanfara della Croce Rossa. Spero accettino questo mio invito, ne parleremo e quindi a loro veramente il ringraziamento e il plauso per quanto stanno facendo. Io andrei avanti con il programma della serata. Avevo in programma il mio intervento. Oggi pomeriggio ero combattuto perché questa notte è uscito il DPCM del 26 aprile. Avete sentito la conferenza stampa ieri sera di Conte, dove sostanzialmente ha annunciato che per gli spettacoli con il pubblico, ma anche per le bande musicali, il tempo della ripresa è ancora lontano. Quindi ancora per qualche giorno dobbiamo essere pazienti, suonare in casa, aiutare i nostri bambini a distanza, suonando tramite una telecamera. Sarà poco, ma è meglio che niente, e quindi dobbiamo ancora avere pazienza perché non bisogna avere fretta di riprendere in questo momento. Il mio messaggio è prepariamoci alla fase 2, alla fase 3, non vediamo l'ora che arrivi, siamo tutti convinti che saremo più forti di prima. La musica però ci aspetta, in questo momento dobbiamo restare a casa. Restare a casa e pensare a come organizzare la ripresa. Stiamo lavorando per voi, stiamo cercando di definire quali saranno le misure da rispettare perché ricordiamoci, la banda musicale non suona solo all'aperto, suona anche al chiuso e ci sono delle sezioni che sono strumenti a fiato e il fiato in questo momento è da gestire con estrema attenzione. Se Stefano Trinchero lui potrà suonare il rullante con la mascherina, Enrico non lo potrà fare, la tromba con la mascherina non la può suonare e quindi dobbiamo riprendere a suonare quando ci saranno le misure adatte per farlo. Quindi io l'intervento di questa sera è breve perché voglio dare spazio a voi, voglio dare spazio al coro, voglio dare spazio all'amico Holzer e quindi vorrei passare, stravolgere un pochettino la scaletta e Massimo può Volevo intervenire. solo lasciare libero Enrico Negro, che so che ha degli impegni suoi e voleva dare la Salutarci. sua. Sì, voleva salutarci, giusto Ma Enrico? va bene, io Con vi saluto cosa ci saluti, Enrico? con quello che volete, fate una richiesta, quello che volete. Vi saluto sperando di Raimonda. ritornare in questa magnifica trasmissione, molto interessante, anche perché io dirigo una banda, faccio arrangiamenti per banda, quindi ci tengo veramente a ritornare ospite da te, Giacomo, in un'altra occasione. Enrico, Adesso ascolta, mi hanno sì. raccontato che in un'occasione stavi facendo una cerimonia, dovevi fare gli squilli o qualcosa del genere, e poi ti hanno detto è arrivato l'ambasciatore. Dimmi che cosa hai avuto il coraggio di combinare. È stata Guarda, colpa del secondo maresciallo Mondino. Mi ha detto di fare quello che volevo. me. E E quindi quindi. onore all'ambasciatore. Mamma mia, sei E poi il fortissimo. maresciallo mi ha dato 3 giorni di consegna. Ma sai chi c'era? Ma c'era il capo di stato maggiore dell'esercito lì. No, era l'ambasciatore d'Italia, se no non gli Sì, faceva l'ambasciatore. e sì, ma c'era anche quell'altro dietro. Alla pancursisne. Enrico, grazie di tutto. Sarà un piacere averti come nostro ospite prossimamente. Noi proseguiamo con una parte invece di didattica. Quindi, Grazie a voi. ciao Enrico, Ciao Enrico. buonanotte e Ciao, auguri per tutto quello che stai festeggiando in grazie. Anche a questi voi. Ah, tra giorni. l'altro, Eh sì. aggiungo ancora una cosa. Comunque io 20 anni ieri sono partito per Naia e Eh sono andato a Fi Merano. figlio! 20 anni ieri, 20 26 giorni. aprile. Mamma E con mia. questa, viva gli alpini e ciao a tutti, buonanotte. Ciao Ricu. Ciao Rico, ciao, buonanotte.
Veniamo al Massimo Holzer. Massimo Holzer, ti abbiamo visto sfilare orgoglioso davanti alla fanfara dei congedati della Brigata Alpina Taurinense, e io questa sera vorrei affrontare con te una, non dico una lezio magistralis da università, ma una chiacchierata tra amici che devono dare dei consigli alle bande musicali che sfilano. Capita a volte di vedere bande ordinate, altre volte bande un po' meno rigorose, ecco. Io mi sono ispirato per questo ragionamento a due fotografie che vorrei condividere con voi. Sono sei file impeccabili della fanfara infinita dei congedati della Taurinense. Qui era Cuneo, se non ricordo male, che sul dritto qualcuno dice facile andare dritto, poi però bisogna anche essere capaci a fare le curve. Ecco, questo è una curva, una signora curva. Voglio da te un aiuto e un'indicazione per chi si trova a gestire una banda musicale e a scontrarsi con musici che a volte, un po' per inesperienza o perché non hanno avuto modo di provare, non seguono proprio tutte le indicazioni. Massimo, aiutami a portare avanti questo ragionamento. Sì, allora partiamo dal presupposto che comunque in una banda qualsiasi, come fosse la mia, dove suono adesso, una banda di paese, in pochi ormai hanno fatto militare, quindi in pochi, poi ci sono dentro le ragazze che, vabbè, adesso fanno anche loro militare, però è diverso. E si parte dal presupposto che marciare è sempre una cosa un po' un'incognita, perché non si sa mai se tutti riescono ad andare a tempo. In teoria chi suona non dovrebbe mai marciare fuori tempo, perché si parte sempre comunque sulla nota in battere col sinistro, parti sempre col sinistro. Eppure vedo anche, a volte capita anche da noi, c'è gente che parte col destro e continua imperterrito fuori passo. E lì io mi imbestialisco, perché essendo uscito sotto il maresciallo Bonessio ci faceva un mazzo tanto per marciare e sfilare e carosello e una cosa e l'altra, e certe cose mi indispongono, però cerco di, cioè non puoi comunque, non sei più militare, quindi devi accettare i ragazzi come sono. E poi ci sono anche anziani che, poverini, insomma, certi fanno fatica anche a marciare, per cui un po' a leggere la parte, un po' a marciare, non riescono comunque a coordinare tutto come lo sappiamo fare, insomma, non è facile. Ascolta Massimo, nella fotografia noi abbiamo visto in sequenza, oltre al tenente Cartello, il mazziere. Qual è il ruolo del mazziere in una formazione che sfila? È importante? Sì, è importante, perché innanzitutto il mazziere ti dà, vabbè, a parte il tenente Cartello, il mazziere comunque ti dà la direzione, perché ti fa capire se devi andare a destra, se devi andare a sinistra, ti fa fare segnali di conversione interna eventualmente se è da fare, e ti dà i segnali e ti stoppa anche la musica volendo. Sì, ovviamente se non c'è lui lo fa il direttore, il maestro della banda, ma se c'è il mazziere è una cosa che fa il mazziere, è molto importante, il braccio destro del direttore. E solitamente il mazziere è una persona molto alta e la mazza vola in alto per dare i comandi, perché fin certo. Dal fondo della formazione devono poter vedere l'ordine, soprattutto quando si chiude un brano, perché non sempre si arriva al fondo, magari si stoppa ad un certo punto, certo. Giusto? Sì, sì, e esatto. A seguire nella formazione abbiamo il direttore che suggerisce al mazziere i comandi, lui li mette in forma visiva sostanzialmente, e
qualche metro dietro al direttore abbiamo, nel caso della fanfara, la prima fila che è rappresentata dai tamburi imperiali, giusto? Sì, esatto. Sì, gli Non. imperiali anche lì sono importanti perché soprattutto il capofila di sinistra, imperiale, perché il mazziere dà il segnale e poi l'ordine proprio vero e proprio di girare o di fare la conversione lo dà l'imperiale di sinistra. Il mazzuolo fa il segno e dice giriamo a destra, giriamo a sinistra, conversione interna. A seguire nella fanfara dei congedati troviamo le trombe. È corretto? Sì, ci sono le trombe, perché le trombe comunque cioè, si mettono. Noi, ad esempio, quando sfilo nella nostra banda, le trombe le ho dietro io, che sono io, sono il trombone, sono in penultima fila prima dell'ultima fila dei bassi tuba. Lì sono davanti perché comunque una fanfara la senti, devi sentirla arrivare. E ovviamente con davanti i clarinetti non hanno la stessa sonorità che hanno le trombe, ovviamente. Per cui No, la senti da non lontano. offendiamo i clarinetti, mi No, no, raccomando. assolutamente. Ecco, Ci ecco. mancherebbe. Anzi, solo che non hanno la stessa sonorità che ha una tromba. Avendo sei trombe davanti, dietro gli imperiali, senti la fanfara che arriva, senti il tamburo imperiale, ma senti anche le trombe. Se ci fossero i clarinetti dietro, una fanfara, cioè, la senti, sì, la senti quando arriva lì, ma non la Ecco. senti da lontano. In fanfara mi ricordo c'erano dei motti, se non sbaglio, ce n'era il motto della sezione, non so, adesso mi mettete in difficoltà, lo posso. Ah, vai tranquillo. Morta lì. Morta lì. Sezione Morta lì. trombe, chi è che se la ricorda? Niente avanti. Niente davanti. E invece per gli imperiali? Esculp, neanche di un sema. E tromboni? Tromboni, sai che non me le ricordo, sinceramente. Come Mas, era? mas, ma come Massimo? Questo Sì, te è l'ho una mandato a casa. pecca, eh? Non me la ricordo. Sono passati Stefano? che quasi 40 anni. Stefano, ci aiuti tu? Tromboni, mortalino, non me la ricordo nemmeno io, Io sai. mi ricordo un contraerea più che mai. È Ma non erano i bassi possibile? tuba quelli lì? Erano quelli Quelli bassi. bassi. Mamma Erano i mia, che bassi tuba la figuraccia. contraerea. Adesso arriveranno tanti di quei commenti che Sì, non sì, sì, oso sì, sì. immaginare, eh? Quindi diciamo che la disposizione degli strumenti nelle formazioni che sfilano vanno un pochettino in base ai gusti del Esatto. direttore e in base ai silenzi. Tanto di cappello, Marco Calandri ci Grande ricorda Marco. nostri silenzi e le pause. Grande, Grazie, grazie grande Marco, Marco, grande Marco. Bravo Marco. anche Domenico, quindi. Bravo Vedete che Alessio, Arnau, tutti ci stanno suggerendo, arrivano gli aiuti dalla regia. Lì trovate tutti questi commenti sul sito della Fanfara dei Congedati. Stefano Trinchero, ricordaci qual è il sito. www.congedatifanfaratorinense.it. Benissimo, quindi tutti, appena finisce la diretta, arrivedere. Tutti i motti delle varie sezioni, E a giusto? leggere anche Commento. qualche evento umoristico accaduto in caserma. Ecco, che non si possono raccontare In in diretta. diretta, assolutamente, no? Quindi, Massimo, sono curioso. Abbiamo parlato dell'ordine e il passo l'abbiamo nominato. L'allineamento e la copertura sono importanti? Certo, sì, perché l'allineamento sulla riga è sempre a sinistra comunque, sempre sul capofila di sinistra. Ovviamente, se fai la conversione interna, passa dal lato opposto, però Ecco, sempre comunque a sinistra. io nella mia banda musicale l'ho insegnata la conversione interna e piace un sacco ai ragazzi. E secondo me tutte le bande dovrebbero fare dei tentativi e magari dedicare un giorno ogni 2 o 3 anni a trovare una bella piazza del mercato, mettere giù 4 birilli e fare un po' di addestramento formale. Assolutamente sì. Anche senza tamburi imperiali, è sufficiente la cassa e il rullante che danno
il passo, la cadenza e vedere sfilare una banda ordinata dà sicuramente un altro effetto. Quindi quell'ondeggiare tutti con la stessa cadenza è veramente Certo. un impatto non da poco. Noi l'abbiamo fatto davanti alle tribune centrali alla radunata No, nazionale, anche se non scherzare. si può, ma Assolutamente. Due conversioni interne e via, l'abbiamo fatto. da brividi, E un'altra regola importante è non scodare. Cosa vuol dire questo termine che non è facile? Lì la vedo dura. La vedo dura perché noi proviamo, noi ad esempio nella nostra banda, l'estate andiamo giù in una palestra, un campo sportivo lì a fare un po' di carosello, sì, facciamo qualche figura di carosello e, col maestro Fabrizio Bionda, che tra l'altro è stato anche lui clarinettista nella Taubenense, e facciamo qualche figura e c'è sempre il problema comunque anche lì dello scodamento. Lo scodamento perché si tende sempre ad allargarsi verso la destra o verso la sinistra quando si fa la conversione a destra, si tende ad andare a sinistra, a scivolare praticamente, c'è lo scivolamento, mentre bisogna capire che il perno, quando se si gira per dire si gira a sinistra, il perno di sinistra deve stare fermo, chi è nella fila, nella riga a sinistra deve stare fermo e deve stare proprio attaccato, quasi attaccato a quello davanti. Invece tendiamo tutti a spostarci a destra perché non vediamo l'altro e così la banda parte per dirti a una certa posizione e arriva a 2 metri più in là perché si è spostata e la vede proprio tutta che si sposta. Mantengono la copertura. Esatto, però in curva non puoi mantenerla e non devi mantenerla. Devi fare i passettini, anzi quasi da fermo il perno di sinistra, si gira a sinistra e quello a destra, il più largo, deve fare passi un po' più lunghi, ovviamente. Per rendere l'idea bisognerebbe addestrarsi in una pista di atletica, è corretto? Sì, anche, sì, Quindi potrebbe essere. immaginare che chi è all'interno della curva deve fare dei passi corti, no? Mentre chi è all'esterno deve fare più Un po' più strada. lunghi, Quindi è una questione esatto. proprio fisica, Sì, giusto? fisica, Quindi è un esattamente. discorso di fare delle prove. Sì, Quindi fare un le prove. invito che io faccio a tutte le bande musicali è non perdiamo la tradizione di portare la musica nelle vie dei paesi e facciamolo in modo degno. Per cui una volta all'anno o almeno ogni anno bisestile, una serata per divertirsi in una piazza a provare queste figure. E hai Assolutamente. parlato anche del carosello, o sbaglio? Sì, carosello che sono praticamente sono delle figure che fai suonando con la banda, con la fanfara. Ci sono diverse figure, puoi fare dal cerchio, dal lotto, dal pettine, varie figure, la stella, tante figure, uno può anche inventarsele. La stella e la controstella, lì si arrivava a dei punti che non si capiva più niente, vero? Anche perché una curiosità che racconteremo magari se faremo una puntata dedicata alla Taurinense. La gente non, questo non, magari non lo apprezza o non lo percepisce, diciamo che non lo percepisce. Quando c'era la fanfara in armi, ogni mese, quindi ogni 30 giorni esatti, un buon numero di musici che conosceva a perfezione il carosello, le marce, la sfilata, si congedava. E quindi ogni mese si trovava il Bonessio di turno a dover ripartire da zero con magari 10 ragazzi che arrivavano e non sapevano da dove iniziare e 10 magari colonne che tenevano sulla fanfara andavano via. Eppure se c'era un servizio da fare, il servizio bisognava portarlo a casa, come si dice, no? E quindi era un addestramento intensissimo per chi arrivava, perché nel giro di pochi giorni bisognava imparare i brani a memoria, perché quando il Assolutamente. mazziere faceva uno, cosa si suonava? Alpini. Alpini. Coscritti, Trentasotto, due. coscritti, trentasotto. Trentasotto. No, quindi vedete che ce lo ricordiamo ancora. Bastava un gesto e lì automaticamente si partiva. Lì non c'erano copyright perché gli spartiti non esistevano,
e tuttora non esistono nella fanfara dei congedati, vero Massimo? No, non servono, no, no. Non servono. Ma anche perché noi abbiamo una regola assolutamente fissa che possono suonare con noi solo chi ha fatto il militare della fanfara della Taurinense. Non esistono amici, conoscenti, parenti, no. Noi se siamo in 15 andiamo in 15, se siamo 150 andiamo in 150 e chiunque può venire a suonare con noi, tanto le marce le sa, perché al massimo non si ricordano certi movimenti, ma lo chiede al vicino, il vicino gli dice come si fa e si ricordano e vanno avanti. Questa è una nostra caratteristica assolutamente fondamentale. Un'altra cosa, volevo dire, mi allacciavo al discorso, è che il metodo per farci insegnare in fretta, di farci imparare in fretta i movimenti e le marce c'era. Quindi voglio collegarmi io su questa cosa. Non mi ricordo bene, mi rinfreschi la memoria, per favore. Guarda, te la rinfresco io se vuoi. Quando arrivavano quelli nuovi, i primi tempi, vabbè, un po' di pazienza c'era, poi dopo due o tre giorni, non di più. Perché quasi sempre delegava a me a fare addestramento, il maresciallo, perché Mondino si dedicava di più alla parte musicale, io mi dedicavo più alla parte addestramento, Carosello così, e il sistema che avevo, non so se magari ne avrai anche sentito parlare quando l'hai fatto tu, erano i giri di corsa attorno alla caserma. Con gli strumenti? Con gli strumenti, prima senza, poi se insistevano anche con gli strumenti. Quelli del susafono facevano un po' di fatica, sì. Anche la ricordo di aver suonato con 6 susafoni, un'emozione che non dimenticherò mai. Lucetta era Cremona, mi pare, nella giornata nazionale di Cremone. Di Cremona. Io ero uno dei susafoni mossa, però. Abbiamo fatto Carosello 6x8 allo stadio di Cremona. Incredibile, un'emozione su YouTube, andate a vederlo il video. Fantastico. C'è Luca Boerio che sta commentando, secondo me al batticuore, perché se lo ricorda sicuramente. Sì. Immaginate suonare il Carosello 6x8 con lo stadio tutti in piedi che fanno il tifo, sono emozioni che ti rimangono veramente per tutta la vita. Certo. Quindi adesso io direi che in tanti ci stanno chiedendo di parlare con il coro, abbiamo organizzato tutta una serie di chiacchierate con il coro, doveva intervenire Ettore Galvani, ma è momentaneamente impegnato per questioni di lavoro e quindi io inviterei Lucetta a contattare un qualunque rappresentante, amico della formazione del coro dei congedati. Io nel frattempo rimando il video che prima credo di aver mandato senza audio, vi chiedo ancora scusa per quello che è successo prima, questa volta l'audio ci sarà e cantiamoci insieme Tranta Sold. Eccoci Lucetta, dimmi chi sei riuscita a contattare al telefono. Allora, prima scusa, devo solo dire al signor presidente Italo che se non sbaglio quel ragazzo che ha fatto il mazziere si chiamava Toniolo. Esatto. Ecco, vedi, ci sono arrivata. Allora, io sono riuscita a contattare il più lontano del coro,
anche uno degli anziani, e uno che cantava un po' così, però è di Roma, è Virgilio, eccolo qua. Allora Virgilio, a te dire le tue emozioni ancora oggi con questo coro e con questi congedati del coro. Senti, ciao Lucetta e buonasera a tutti. Non so se mi sentono, ma fammi salutare almeno un paio di persone che conosco di persona: Massimo Ghirardello e poi soprattutto Massimo Ozzer, con cui ho condiviso diversi mesi di naia, io dalla parte del coro e lui dalla parte della fanfara. Beh, insomma, bellissimo vedervi e vedermi in questa serata. Non mi aspettavo di essere così emozionato e di divertirmi così tanto. È veramente, veramente bello vedere facce conosciute o anche facce nuove, giovani e meno giovani. Io sono stato contentissimo anche di sentire il Maggiur. Per noi il maresciallo, anzi, il luogo tenente per noi era il Maggiur. Tra l'altro, il Maggiur, io ogni volta che lo incontro, quest'anno purtroppo non succede, al raduno nazionale, mi fa vinciare, perché il romano deve vinciare a prescindere. Io sono stato nel coro a seguito di una serie di combinazioni fortuite che è anche troppo lungo raccontare, ma io avevo fatto domanda per andare nei giardini. E quando il Maggiur fece il colloquio con me, che faceva con tutti quelli nuovi che arrivavano nel coro, mi disse: bene, a te faremo fare l'alpino, come visto che l'hai chiesto, faremo fare l'alpino sul serio. E i ricordi sono tantissimi. Guarda, io alcuni dei migliori amici che io ho adesso, non nei ricordi, ma che ho adesso nel presente, sono coristi. Per cui l'esperienza è stata talmente forte e bella che non è solamente un forte ricordo, ma è un sentimento presente, un'emozione presente. Purtroppo io coltivo tutto ciò in maniera molto tiratata nel tempo, perché uno o due volte l'anno mi ritrovo con i miei fratelli, noi ci chiamiamo fratelli del coro, e con gli amici della fanfara. Ricordo solamente una cosa, perché col Maggiur io credo che un po' tutti i primi tempi non ci siamo andati molto d'accordo, perché non era molto, non ispirava molta simpatia, era un po' tra il rude, il dispettico, l'antipatico, qualche volta anche un po' severo. E io, uno spirito un po' ribelle, non mi piaceva molto questa figuretta qua, un po' tostarella. Poi in realtà ho avuto la fortuna da caporale di avere a che fare con lui praticamente tutti i giorni, e ho incominciato a capirlo veramente, ho cominciato a condividere con lui anche il perché. C'era da essere a volte anche un po' duri, un po' rigidi, un po' comunque attenti all'immagine e al ruolo del cuore, della fanfara, con la caserma, con i superiori, con chi ci guardava, con chi ci sentiva. E allora l'ho cercato di affiancare, di assecondare, di mettermi al servizio del coro, e come facevano i caporali, i graduati della fanfara, anche dove nei mesi prima mi era sembrato brutto e antipatico farlo. E quando ho finito il mio anno a Torino, sono andato a salutarlo e gli ho detto: senti maresciallo, però stavolta ti devo abbracciare, non ti posso salutare solo sulla testa. Allora lui ha fatto uscire gli altri caporali del coro, ci siamo abbracciati e poi ha detto: dai Romano, vattene, perché sennò ci mettiamo a piangere, è meglio che sono qua, mi fai fare una brutta figura con le lacrime. E per cui c'è un ricordo bellissimo e formativo. Cioè, tanti dicono chissà che cosa di brutto o di inutile, io ho rischiato di andare a fare un militare in un anno e in un posto inutile, e invece anche ho avuto la fortuna umana e, perché no, mistica, ma anche musicale, ma anche di tutti i tipi, di farla in questo modo, in quel posto, in quella caserma, con quelle persone, con Lucetta, che ho conosciuto, che era una ragazzetta, che era una piccelletta, come si dice qua, e anche se un po' in contumace, anche se da lontano, io ci capita
anche a me di rivedermi una volta l'anno è come se fosse sempre tutti i giorni, come se fosse sempre quasi, come diceva prima Giacomo, giri l'interruttore è come se non avessi mai smesso, ti metti informazione, incominci a cantare, prendi la nota, è come se non avessi mai smesso. Virginio, questa sera siamo per le emozioni forti, per cui ascoltati insieme a noi un video che credo sia l'emblema del nostro corpo. Solitamente dopo questa esecuzione leggiamo la preghiera dell'Alpino. Questa sera non la leggiamo perché sarebbe stato troppo, Massimo me l'ha vietato, però dedicata a tutti gli amici dei cori, dei congedati dei cori che portano con le loro parole, le loro canzoni, tanta gioia, a volte tanta malinconia e tristezza, e commuovono e sanno commuovere. Ascoltiamolo insieme. Eccoci, a me viene da dire che questo canto è un po' come per noi sentire la marcia dei coscritti. Ho visto dei commenti, Lorenzo Doleatto che dice: noi siamo fenomenali ma il nostro coro non scherza. Veramente complimenti al coro, in questo caso era diretto proprio da Ettore Galvani,
e a Virginio voglio chiedere proprio cosa si prova da corista quando si esegue questa preghiera, ecco, lasciami dire. Io te lo dico, io mi alzo in piedi non solo per cantarla, ma anche per ascoltarla, e questa volta anche l'ho ascoltata in piedi, questo canto. È difficile spiegare l'emozione che si prova sentendolo e soprattutto cantandolo. Io questo canto l'ho sentito la prima volta da bambino alle elementari, negli anni 60, quando i Crotaioli vennero a fare un concerto. Negli anni, i primi anni 70 vennero a fare un concerto a Roma e mia mamma, figlia di Alpino, mi ha cresciuto tra canti alpini e l'ho sentito davvero. E la prima cosa che io sognavo era di cantare questo canto. Beh, è difficile spiegarlo, è difficile raccontarlo, ma racchiude la bellezza e anche la malinconia, come spesso dicevate. Del canto alpino, anche perché inevitabilmente questo canto porta a ricordare chi non c'è più, di compagni, di amici, di genitori. Questo canto sono venuti a cantarlo 4-5 amici del coro quando è morto mio babbo 2 anni e mezzo fa, al funerale. È quanto di più bello e di più emozionante che si possa ascoltare e ancor più cantare. È un peccato magari pensarlo solamente nella sua accezione più triste o più malinconica o più nostalgica. È anche bello, è comunque una preghiera. Me l'hanno spedito non so quante volte in questo periodo, amici di tutti i tipi, adesso durante la quarantena, durante il lockdown. La preghiera del latino va per la maggiore, e io ogni volta rispondevo a chiunque, potrei ascoltarlo 30 volte in un giorno e 30 volte avrei la pelle d'oca. Ecco, questo mi piace dirlo, e spero che ogni tanto le polemiche che ci stanno intorno anche alla preghiera del latino, intorno alla retorica, intorno alla ripetitività, intorno a tutte queste cose finiscano, perché le cose belle sono belle e basta, e se non piacciono agli altri piacciono a noi, suonare qualche cosa, cantare qualche cosa, ed evidentemente certe cose sono dei simboli che rimangono fermi là nel cuore, nello spirito, nell'esperienza. È bello sentirlo ed è bello anche particolare un po' dai ricordi, mentre uno lo sente, magari emozionarsi, magari sentire la pelle d'oca, le braccia, il brivido nella schiena, ma di questo sarò sempre grato a Beppi De Marzi, perché tra le tante bellissime cose che ha scritto, questa è una delle cose più belle, e senza tempo, c'è poco da fare, c'è poco da fare. Io ti ringrazio veramente tanto, credo che hai fatto venire la pelle d'oca anche con queste tue parole perché ci sono arrivate veramente al cuore. In questi giorni il virus ci obbliga a casa, abbiamo tanti pensieri per la mente e questa preghiera, anche la stessa preghiera dell'Alpino, io me la ricordo a memoria e ogni tanto mi viene in mente e mi aiuta. Per cui io ti ringrazio di essere intervenuto. Mi ha fatto grande piacere e ti invito a restare con noi a seguire la diretta fino alla fine perché abbiamo ancora qualche piccola sorpresa. Grazie e alla prossima. E saluti a tutti. Ciao Grazie a voi. Ciao Virgi. Virginia, grazie. Ciao, ciao. Ciao Virgi, ciao. Grazie Lucetta, hai sicuramente fatto una bellissima telefonata, hai trovato una persona squisita. Io passerei a questo punto, invece girerei di nuovo un pochettino l'interruttore perché quando è ora la fanfara dei congedati sa mettere in piedi anche dei brani con una certa grinta. Proviamo a vedere se questo brano ne rende l'idea. Thank you.
Che dire, Massimo, ti ricordi ancora quell'esecuzione? Assolutamente sì. Sì, eravamo a Bergamo ed è un evento molto, molto importante per noi, congedati delle fanfare della Brigata Alpina, perché dopo la nascita della nostra fanfara, tutte le Brigate Alpine hanno fatto poi la fanfara di congedati. E grazie a due personaggi che sono Alfredo Conti e il generale Didato, hanno avuto un'idea di trovarci e fare un nostro raduno. Dal 2006, il primo raduno è stato a Brescia, ogni 2 anni ci troviamo e facciamo il raduno delle fanfare. Quindi parliamo di Taurinense, di Orobica, di Cadore, Tridentina e Iulia. Io Naturalmente saluto ho tutti perché ci lanciato una sono. fotografia dove siete dentro a un teatro. Ti Allora, ricordi questa fotografia, come siete schierati? è una fotografia di Biella, che è stato il secondo raduno, e parliamo dalla parte sinistra, Taurinense, Orobica, Tridentina e Cadore. In questa occasione mancava la Giulia per dei problemi, per l'unica volta che è mancata, e mi sembra che ci sia una seconda foto Eccola qua proprio. molto molto bella, di Verona, perché c'è stato un raduno delle fanfare dove abbiamo suonato all'Arena di Verona. Qui le vediamo tutte schierate, siamo un po' mischiati perché il palco era leggermente più piccolo, perché il giorno dopo ci sarebbe stato il concerto di Celentano, e quindi una parte del teatro era chiuso. Mi permetto anche di salutare e ringraziare la nostra fotografa quasi ufficiale, che è Renata Cotto, la moglie di un nostro alpino, che quando è quasi sempre con noi fa delle bellissime fotografie e dei video per ricordarci quando siamo tutti assieme. E so che tanti di queste fanfare ci stanno seguendo. Li vuoi salutare? Sì. Volevo salutare tutti i maestri, tutte le papare, non faccio i nomi perché rischierei di dimenticare qualcuno, ma loro lo sanno che sono nel mio cuore. Noi ci sentiamo sovente, anche perché all'inizio c'era una specie di commissione che sceglieva i luoghi dove andare a suonare e come svolgere i 2 giorni di raduno. Adesso, per sgraviare questa cosa solo a determinate persone, ci si organizza in base a dove viene fatto qualcuno delle fanfare congedate. Quest'anno sarebbe stato, dico sarebbe perché penso che non ci sarà purtroppo, ad Acqui Terme, e quindi eravamo io e Conti i responsabili. All'inizio abbiamo avuto qualche difficoltà a trovare dei posti perché non era una cosa conosciuta, non era una cosa molto sponsorizzata. Adesso addirittura siamo una data fissa della sezione ANA nazionale e ci sono molte città che vogliono ospitarci. Quindi siamo noi a scegliere in base a dove siamo stati, in base all'alpinità e anche purtroppo alla vicinanza, perché il sud è penalizzato, ma da noi purtroppo, perché essendo troppo distanti, non potremo far fronte a Ragione. bella figura. Benissimo. Allora, andiamo verso la fine della trasmissione. Dobbiamo svelare chi saranno gli ospiti della prossima puntata. Passiamo quindi a svelare la locandina. Eccola pronta. Io immagino che tanti di loro staranno seguendo anche questa puntata. Parliamo di bande musicali. Lunedì 4 maggio sarà ospite la Società Filarmonica Piobesina. Una bellissima formazione che collabora spesso anche proprio col gruppo delle Majorette e organizzano un interessantissimo corso per gli allievi. E proprio il tema dei corsi agli allievi è il tema che vogliamo andare ad approfondire in la prossima settimana. E sarà nostro ospite proprio l'amico Lorenzo Pusceddu.
faremo una bellissima chiacchierata e ragionamento sull'importanza dell'investire sui giovani. Le nostre bande musicali devono puntare sui giovani perché sono coloro che ci garantiscono un futuro. Ci sono bande musicali che vanno avanti da 200 anni ed è solo per il fatto che hanno saputo rinnovarsi e puntare sui giovani. Quindi grazie al presidente Cristiano Prelato e al maestro Diego Bruno per aver accettato questo invito e un grandissimo grazie. Dalla Sardegna si collegherà Lorenzo Pusceddu per trascorrere una serata, spero, altrettanto interessante. Io questa sera mi sono veramente divertito, emozionato. È stato complicato perché combattere con le emozioni, gestire la regia, il mixer che ogni tanto mi impazziva, le telefonate, sentire Bonessio, ne ho combinate veramente. Mi è partita pure il programma di firma digitale. Cioè, questa sera proprio più di così non so cosa può succedermi. Quindi io vi chiedo di fare una carrellata finale con un saluto e un'emozione che vi è rimasta. Ma c'è ancora uno scoop, Lucetta? Eccolo qua. Mamma mia! Ciao. Attenzione, Ciao Piero! Roberto. Giacomo, te lo ricordi, vero Giacomo? Ero a Merano nel Ero 98. Ti qualifico, Anch'io, ti qualifico. anch'io. Terzo 66. Pincio, pincio. Giù tutti. Che emozione, ragazzi. Un saluto anche da chi hai a fianco, Lucetta, grazie, un saluto. Vogliamo sentire la voce. Ma io vorrei aggiungere solo una cosa. Sposo quello che ha detto il luogotenente Bonessio. Stile, tratto, signorilità. Tono, energia e marzialità. La fanfara e il coro della Taurinense li ho sempre visti sfilare e avevano una marcia in più rispetto alle altre brigate e lo dico io che ho avuto la fortuna e l'onore di servire 12 anni alla Tridentina, 4 anni alla Cadore, 7 alla Taurinense, più la scuola militare alpina. Quindi lo dico con esperienza diretta. Lucetta, ricordaci il nome e grado della persona al tuo fianco. Mio marito, il suo grado, beh, generale di divisione Roberto Peratone. Grazie, E generale. lui si definisce Lucetto, il marito di Lucetta. Perché l'avete adottato. Ragazzi, Prima certo. di sposarlo, gli ho detto: guarda, che tu devi andare bene anche a tutti i miei della fanfara. Sì, sono orgoglioso di essere stato adottato. Io vi ringrazio, ho passato con voi una serata indimenticabile. Grazie Lucetta di tutte le sorprese che ci hai regalato questa sera. Un saluto lo chiedo anche a tutti gli altri, però a partire da Italo Iorio, presidente dell'Arbaga. Ma io sono stato onorato da commilitone, seppure solo fante, onorato di questa puntata perché era importante enucleare all'interno del mondo nostro bandistico questa nostra grande realtà. Grazie Stefano. a tutti. Beh, io non vorrei precedere qualcuno, ma vorrei ringraziare mille persone, ma penso che in questa occasione sia più corretto salutare la nostra dolce metà, perché tutti noi fanfaroni abbiamo famiglia, abbiamo mogli, amanti, fidanzate, finché ci sono. Ed è il nostro, chiamiamolo pure, fan club. Ci seguono sempre, ovunque andiamo, si sono fatte le spille, si sono fatte le felpe, i foulard, finché ce n'è. E ci seguono sempre ovunque, mia moglie, le mogli di Massimo e tutte le nostre famiglie con figli. Quindi un salutone particolare vorrei fare a mogli, amanti, fidanzate, ce n'è, dei congedati, e un bacione a tutte quante. E poi, se posso fare un saluto piccolissimo personale, vorrei fare un saluto alla sezione Anna di Biella e al mio presidente Marco Furcheri, che lo reputo sempre un gran presidente. Ciao Marco. Massimo Olzer. Io saluto e ringrazio tutti, è stato un onore anche per me essere presente a questa diretta, è stato veramente emozionante, è stato bello ricordare anche tante cose e spero che questa cosa sia stata utile per tante bande, per chi suona nelle bande e un arrivederci a presto. Grazie a tutti veramente.
Lucetta, ancora un tuo saluto finale. Io vorrei salutare, a parte tutti quelli che ci hanno ascoltato questa sera, guardato, vorrei salutare i ragazzi della Fanfara in Armi, gli uomini e le donne della Fanfara Taurinense in Armi oggi, perché credo che qualche volta rivedere quelli che sono passati prima di loro, pure in una realtà così diversa, perché il servizio di leva sia anche per loro un'iniezione veramente di entusiasmo e di orgoglio grandissimo. Vengono da ogni parte d'Italia, sono orgogliosi del cappello alpino e io veramente sono orgogliosa di loro come di tutti voi. Facciamogli ancora un brindisi allora, agli alpini, alla fanfara taurinense e a tutti voi che ci Ciao, ciao. state ascoltando, anche voi, mi raccomando, fatevi un bel selfie con il brindisi della taurinense, agli Grazie amici e ai Giacomo. congedati, ma non scappate, Grazie. perché Massimo ha voluto che tenere per finale un brano particolare. Noi vi salutiamo con che cosa? Massimo, a te il saluto e la spiegazione finale. E chiudiamo con Amazing Grace, perché in questa serata di emozioni, di ricordi, 2 anni fa abbiamo compiuto i 30 anni e in occasione del raduno delle fanfare congedate a Forlì ho voluto fare un concerto un po' diverso, è sempre tutto a memoria naturalmente, e con alcuni brani che cercassero di rievocare quello che abbiamo provato in questi 30 anni, di trasmettere con la musica quello che abbiamo provato. Quindi noi siamo un po' visti come quelli indisciplinati, abbiamo fatto un brano come Lassù Strombo, molto veloce, molto vivo, e invece un brano completamente diverso dal nostro repertorio abituale, che è Amazing Grace. A Forlì l'abbiamo esibito con un violino solista molto bravo. In questa registrazione purtroppo non poteva essere presente, l'abbiamo fatto con 2 carri. Abbiamo voluto rivivere con questo brano e trasmettere l'emozione che noi viviamo quando passiamo sotto il palco al raduno nazionale. L'abbiamo già detto prima, ci sono lacrime, ci sono sguardi fissi, c'è un po' di. Però fondamentalmente, se siamo in 30, se siamo in 100, se siamo in 150, tutti siamo emozionati quando incrociamo lo sguardo della fanfara in armi. E loro sono lì che ci aspettano, loro sono emozionati come noi, e questo secondo me è il brano che più racchiude questa cosa. Lì, quando l'abbiamo eseguito in teatro, non c'era una persona distratta e a sordevole davanti a 1500 persone abbiamo vissuto la stessa cosa. È veramente emozionante, veramente molto forte, molto forte. Grazie, grazie Massimo. Godiamoci questi ultimi 4 minuti di grandissime emozioni. Io anche un grandissimo saluto alla sezione di Ivrea, un presidente in particolare della sezione di Castellamonte a cui ero molto affezionato, l'amico Garnerone. Un abbraccio a tutti, al mio scaglione, il nono 98, e viva la fanfara taurinense, viva gli alpini, e viva l'Italia, andrà tutto bene. Tutti col pollice su. Ciao, arrivederci, buonanotte. Ciao, viva gli Ciao. alpini! Ciao a Viva! tutti. Buonasera Lucetta. Ciao, arrivederci.